Monaco Gianco e Axel The Group si chiude con un pareggio. La prima domanda doverosa, neanche 7 giorni mister Esposito, prendere in mano una squadra in questa maniera è davvero difficile. Sì, è difficile, ma non ho avuto il tempo di mettermi a pensare a queste cose perché mancavano appunto così pochi giorni e c'era da preparare una gara che era la prima, forse l'ultima e decisiva comunque per raggiungere l'obiettivo che era quello della società, quindi stavo a disposizione, dovevo pensare solo a questo e sono stato concentrato su quello che dovevamo fare in virtù di questa partita senza pensare a nient'altro. Ecco, che cosa può contare in questi frangenti che poi sono talmente brevi, pochi giorni, andare un po' sotto il lato psicologico della squadra, tutto quanto, tornare in campo, anche in campo nazionale, fino che all'altro ieri sera con i giovani, un po' cambiare un po' le carte in tavola, ma in maniera rapida. Beh, ma sicuro, ho detto, sicuramente il salto era grande, però non potevo pensare a queste cose, non ho potuto cambiare tantissimo, adesso magari qualcosa vedremo e cambieremo in virtù di questo spazio che avremo, questo tempo che avremo prima dei playoff. Per il resto la squadra, l'ho già dichiarato, comunque era attrezzata ed organizzata, quindi non è che c'era da lavorare molto. Ovviamente il primo giorno ho avvertito un po' di trauma psicologico nei ragazzi che comunque si sono trovati senza il loro mister che per tutto l'anno era stato con loro dopo un 6-1, quindi sicuramente era una cosa anomala, però ripeto, mi sono detto 1000 volte in questi giorni che non dovevo pensare a nulla di tutto questo e soltanto al bene della squadra e al massimo che potevo dare, non potevo pensare che per me era un esordio in Serie A o non potevo pensare che era 5 anni che non facevo prima squadra. Quindi la storia sarebbe lunga da raccontare, in questi 5 anni ho fatto un percorso che si è culminato con la vittoria dello Scudetto e della Supercoppa e tra l'altro vi dico già adesso che non mollo niente, nel senso che non mollo l'Under 21 che comunque da tanti anni mi dedico a loro e andrò avanti anche con l'Under 21 facendo tanti sacrifici per il lavoro, per la famiglia, però in questo momento la società ha bisogno di questo e io sto a disposizione. La posizione, si chiude qui il campionato questa sera perché la stagione regolare per la Gabbi Sport finisce, ci saranno i playoff, saranno comunque 2 settimane di attesa, così tra virgolette, perché poi in realtà non si starà fermi, c'è tantissimo da lavorare, dove si dovrà soprattutto lavorare in virtù di questa gara? Di quelle playoff, intanto qualche giorno ci riposiamo, ne abbiamo bisogno tutto, anche i ragazzi, non solo io, e ci riposiamo e vediamo quello che succede e qual è l'avversario da affrontare, poi piano piano rinizieremo a lavorare e vedremo appunto quali saranno quelle piccole modifiche, qualche modifica che faremo, però dovremo lavorare tanto sulla testa e intanto in questo momento però ringrazio tutti i ragazzi qua, Francesco per primo che ha fatto una partita straordinaria stasera e ci godiamo questo momento e poi piano piano iniziamo a pensare ai playoff. Per il momento lasciamo un attimo da parte il tecnico, proprio partiamo comunque dagli elogi rivolti proprio a Francesco Moniterno, chiamato in causa tantissime volte, questa sera ti sei superato forse anche in maniera al di sopra della straordinarietà, ti sei arrabbiato nella circostanza che è arrivato il pareggio della Dica, forse è l'unico sbaglio difensivo commesso dal tuo compagno di squadra Tocca. Ma è stato un po' fortuito, perché la palla è stata scaricata sul secondo palo, è passata sotto le gambe di un giocatore, quindi quei gol a calcetto sono frequentissimi. La squadra, la partita era stata preparata così, cioè tra parentesi una battaglia, e sia per quanto riguarda noi che per quanto riguarda loro che si giocavano dentro o fuori. Ci ha detto bene a noi e andremo avanti sempre più motivati per vedere chi affronteremo nei playoff. Sarà la graduatoria proprio finale a decidere quale sarà la vostra avversaria, ma se tu così questa sera dovessi avere dei nomi dentro un'urna, quale avversaria andresti a scegliere o meglio quella che andresti ad evitare? Ma guarda, tanto su per giù le abbiamo quasi tutte affrontate, e anche con le prime della classe che sono Pescara e Assi abbiamo disputato delle grandi partite, abbiamo anche portato il risultato a casa, ma è stato Winter Cup e in campionato ci è mancato quel poco di fortuna per pareggiare o addirittura vincere, però chiunque ci capiti noi siamo con la consapevolezza che siamo una squadra forte e daremo filo da torcere a tutte le squadre, chiunque squadra venga. Rapidamente, prima di lasciarci, ci fai capire tranquillamente che il campionato è una cosa, giocare i playoff è un altro campionato. Sì, secondo me adesso si chiude
il campionato minore, adesso inizia il campionato vero, quello che tutte le società affrontano da inizio stagione, questi momenti che sono i più difficili, e arriva sempre la squadra che sta in più forma, più motivata e che ha più cuore. Bene, grazie a Francesco Moliterno e al tecnico Stefano Esposito, in bocca al lupo. Grazie, crepi, e arrivederci. Mister Basile, andiamo ad analizzare, a vedere quello che praticamente ha caratterizzato questa sfida. Volevate 3 punti, non sono arrivati per tanta anche un po' sfortuna, però questa sera si sono fatte sentire anche le mancanze, nonostante i ragazzi comunque hanno fatto il possibile che potevano. Sulle mancanze è inutile parlarle, perché sarebbe non bello nei confronti di chi ha dato tutto. Non mi sembra che non abbiamo vinto per sfortuna, ma non abbiamo vinto soltanto perché Moliterno è tornato a essere il portiere che era l'anno passato, dove ha parato praticamente tutto quello che c'era da parare. Infatti il gol che abbiamo realizzato l'abbiamo fatto praticamente depositando la palla in rete sul secondo palo. Niente, penso che la squadra ha espresso tanto, avendo anche rotazioni corte, non abbiamo mai buttato via la palla, cercando sempre di uscire con il nostro gioco. Niente, abbiamo forse fatto 2 errori nell'intera partita: la trasmissione di palla, che non è un errore tattico, ma è un errore di trasmissione, come di passaggio, e forse l'occasione loro del palo, dove Seba Corso ha dribblato da ultimo uomo. Per il resto a lui non possiamo neanche rimproverare questo errore, perché così come ha perso palla nel possibile 2-1, così ci ha portato al gol dell'1-1. Quindi in questo momento non mi sento di rimproverare nulla, tutti hanno dato il massimo, abbiamo cercato di controllare la partita dal primo all'ultimo minuto. È normale che poi ci sono stati quei 3-4 minuti prima che io mettessi il portiere di movimento, perché comunque eravamo veramente esausti. Mister, il fastidio maggiore però in questa stagione, non possiamo negarlo, è il fatto di non aver mai avuto a disposizione la rosa al completo. Purtroppo gli infortuni fanno parte di una stagione. È normale che quando una squadra non ha, è una scelta, no? Fatta all'inizio stagione, quando non ha tribune, con queste regole, purtroppo tu quando perdi un giocatore per squalifico, per infortunio, e non hai tribune, è chiaro che perdi un giocatore in mezzo al campo. Su questo, oltre al fatto che abbiamo avuto Andrea praticamente fermo tutto il giro di andata, e che lui, per come il suo tipologia di gioco, quelle che sono le regole, e soprattutto quando non c'è Mario, per il suo modo di giocare in 4, è di fondamentale importanza. E quindi non solo non abbiamo avuto giocatori per squalifico o infortunio, ma anche lui si è fatto sentire durante il giro di andata. Terenzi, questa sosta ancora forzata del campionato vi costringerà praticamente a rimanere lì in attesa di poi giocare più l'ultima partita. Questa cosa è cominciata ad essere e continua ad essere un po' snervante. Quanto incide Devo dire che è abbastanza pesante, che ogni volta c'è questo spezzettamento del campionato dovuto a pause prima di calendario di ogni squadra, visto che ne mancano 2. Come si gestiscono questi momenti? Tocca sempre pensare che ogni volta si scende in campo il lunedì, che bisogna allenarsi pensando che c'è una partita a fine settimana, e abbiamo fatto anche amichevoli magari per aumentare anche il ritmo, e questo è il pensiero. Noi poi lavoriamo bene in settimana, però c'è sempre poi lo sfogo della partita che manca, magari lo cerchiamo di sopperire con delle amichevoli, però la partita di campionato è un'altra cosa. Il discorso di sentire poi la pesantezza, l'importanza della posta in palio. Sì, infatti quello lì manca assolutamente, cioè l'idea di dover lottare per 3 punti contro una squadra comunque forte, che è la serie della Serie A, quindi sicuramente non hai l'obiettivo di vincere una partita per andare avanti in campionato e raggiungere degli obiettivi. Sì, sarà rimasta solo una partita questo contro il Montesilvano, si chiuderà la stagione regolare, poi si passerà a un altro campionato. Quanto più stressante, meno stressante, però sicuramente andrà cancellato, diciamo, messo da parte, non proprio cancellato quanto è stato fatto nel campionato, perché c'è qualcosa di più importante. Sì, sicuramente il nostro obiettivo era normale, che era quello di vincere, no? Però chiaramente
al momento ci siamo guadagnati la possibilità di giocarci fino all'ultima giornata, fino all'ultimo secondo, l'accesso ai playoff, no? Perché comunque alla fine in questo momento siamo un punto davanti alla Luparense, sperando che tutti facciano il loro dovere fino all'ultimo secondo del campionato. È chiaro che noi abbiamo già giocato una partita, è vero, la Luparense 2, però comunque la Luparense, se vuole andare ai playoff, deve fare il massimo dei punti, quindi ancora è tutto aperto. Per noi è stimolante, perché comunque andiamo a giocare l'ultima partita con la consapevolezza che tutto può succedere e che comunque abbiamo l'obiettivo, che è quello di vincere, per non farci poi dei rimpianti. Quindi lavoriamo cercando di recuperare l'energia e le forze in questo momento, che è la cosa più importante, no? Perché tra infortunati e chi salterà per squalifica la gara di Montesilvano, dobbiamo farci trovare pronti, come oggi l'abbiamo fatto. Terzi, arriverà l'ultima giornata, poi abbiamo detto di playoff, con chi ti piacerebbe veramente andare a scontrarti, magari avere anche qualcosa da conquistare che ti è mancato in questo campionato, sfortunatamente per te? Prima ci dobbiamo andare. Speriamo intanto di raggiungerli. Poi, visto proprio che c'è questa cosa, che comunque c'è il rischio di non andarci, chi prendiamo prendiamo. Sinceramente possiamo prendere, penso, Asti, Rieti o Pescara, credo. Una vale l'altra, perché hanno fatto un campionato di vertice tutto l'anno, sono tre squadre buone. Detto, l'importante è che raggiungiamo playoff, poi contro chi capita, capita, diciamo. Mister, come ci prepara l'idea? No, ho detto, ci prepareremo soprattutto recuperando energie, provando a recuperare qualche infortunato, perché saremo comunque corti anche nella partita col Montesilvano. Ci aggiorni sulle situazioni di Maina? Maina in questo momento ha uno stiramento al collaterale, però chiaramente alla partita di Montesilvano mancheranno altre 2 settimane, quindi proveranno a fare un miracolo per poterlo recuperare. Poi chiaramente in quella partita io credo che devono venire fuori come oggi le motivazioni, perché il Montesilvano verrà qua comunque è già qualificato per i playoff e noi dobbiamo mettere in campo più motivazione di loro, perché dovremo vincere la partita. Quindi è vero che saremo rimaneggiati, però alcune volte quelle motivazioni fanno la differenza.